Un saluto a voi, seguaci di Eurogames Italia. Io sono il vostro signor Ojo e oggi giochiamo insieme a Railroot, o Railroute, come direbbero gli americani, un gioco che possiamo definire un ibrido tra un gestionale e un puzzle game che ci mette a capo di una società ferroviaria. In quanto responsabili delle linee di binari, dovremo fare in modo che i treni arrivino sempre in orario, e qui potete inserirci la citazione storica che più preferite. E inoltre dovremo anche pensare di espandere le nostre linee in modo tale da poter accettare nuovi contratti, sempre più complessi, ma anche sempre più danarosi. Lo gioco a fine marzo 2022, il gioco ancora in early access, però è uscita da pochissimo l'update numero 4 che introduce una nuova modalità di gioco. Al momento le modalità di gioco presenti sono il tutorial, questo play now che vedete in cima, Rush Hour, che è la modalità proprio introdotta dall'update 4, che in pratica ci propone una serie di ondate, diciamo così, di treni in arrivo, sempre più numerosi, che noi dovremo gestire portandoli nelle stazioni giuste. Poi abbiamo le Endless Maps, che di fatto sono la modalità open world, che noi proveremo in questo video, in quanto possiamo dire che è la modalità più rilassata. E poi ci sono delle modalità timetable, ovvero orari, praticamente dobbiamo seguire una tabella oraria, e dunque ci sarà un numero specifico di treni che noi dovremo gestire e gestire in modo ottimale, quindi niente ritardi, niente frenate improvvise, niente errori di percorso, in modo tale da ottenere il punteggio massimo. Ogni errore naturalmente ci farà incorrere in una penalità che ci impedirà di raggiungere il 100%. Vedete, ci sono varie opzioni. C'è anche una possibilità di aggiungere delle mappe già create tramite lo Steam, sì, pubblicate sul workshop di Steam, credo, e anche un editor per creare le mappe a nostro piacimento, e sicuramente qualche appassionato italiano vorrà intervenire perché, come vedete, fra le varie città presenti qui non c'è nessuna rappresentante del nostro bel paese, e dunque l'orgoglio italico qui dovrebbe venir fuori e stimolarvi a creare qualche interessante mappetta. In ogni caso, noi giochiamo alla versione Endless Maps e dunque sceglieremo Osaka. Sapete che al signor Ojo e a tutti gli old gamers che pubblicano video qui piace il Giappone e dunque noi andiamo a Osaka. Ed eccoci dunque a Osaka. Osaka che per quanto riguarda la nostra compagnia ha solo tre stazioni: Tsukuaguchi, Sannomiya e Amagasaki. In realtà la città ha molte più stazioni, vedete Osaka, Shin Osaka, sono tutti nomi reali. C'è anche Fukushima, che non è Fukushima quella del terremoto e delle centrali nucleari, ma è una stazione che esiste veramente nella zona occidentale della città di Osaka. Dunque, abbiamo questa schermata principale, se vogliamo così definirla, che come vedete ha una grafica molto schematica, molto semplice, che però ricorda da vicino quei grandi pannelli che si trovano all'interno dei centri di controllo delle grandi stazioni. E dunque è un interessante richiamo a un elemento che esiste nel mondo reale. Al momento i dettagli che ci sono qui sono ancora di base, o meglio gli elementi che troviamo qui. Abbiamo le varie stazioni che abbiamo già citato, le varie piattaforme d'arrivo che noi comunemente chiamiamo binario. È in arrivo al binario 5, per esempio. E poi abbiamo dei segnali, anche questi semplici, manuali, sono dei semafori di fatto, semaforo verde o semaforo rosso, ma dobbiamo gestirli noi manualmente. Poi vedremo che si potranno automatizzare. Abbiamo anche degli scambi non culturali, ma ferroviari, che possiamo anche questi andare a gestire manualmente, per fare sì che i treni che dovremo gestire saranno in grado di raggiungere le stazioni che hanno nella loro tabella di marcia. Questi treni dove sono? I treni al momento non si vedono perché alcune stazioni, vedete, sono collegate con una linea esterna. Queste tre lineette indicano che la linea continua al di fuori della città, fuori dal nostro controllo. Invece queste linee tratteggiate indicano binari gestiti da altre compagnie, quindi non possiamo gestirli noi direttamente, almeno non in questa fase. E cos'altro c'è da dire? C'è da dire che qual è il treno che dobbiamo gestire all'inizio? Quello che c'è qui in questo pannello riassuntivo, vedete, overview,
che ci mostra il nome e il codice del treno. COM sta per commuter, ovvero treno da pendolari, 8681 diretto a Sanomia, binario o piattaforma 2. La sua velocità e così via. L'801 è l'orario di arrivo. Andiamo a cliccare qui per avere un'indicazione più precisa su quelle che sono le indicazioni del treno. Allora vedete qui, questo è il suo percorso. Arriverà a Sanomia, binario 2, e all'inizio del gioco saremo noi a dover dire dove deve arrivare. Poi proseguirà per Amagasaki, sempre binario 2, l'unico sotto il nostro controllo, e poi tornerà indietro a Sanomiya, ma al binario 3. E quindi dovremo gestire la linea in modo tale che il treno arrivi al binario 3. Un'altra cosa che possiamo fare per interagire con il treno, in questo caso più direttamente, è dirgli di cambiare il senso di marcia con questo ordine reverse, che può essere attivato soltanto quando il treno è fermo. Più avanti potremo automatizzare anche questo in modo tale da alleggerirci di alcuni compiti che presto diventano un po' troppo ripetitivi. Ok, qui a sinistra abbiamo la tabella oraria che ci mostra quali treni sono in arrivo e quali dobbiamo accettare. Vedete, questo lampeggiante indica che c'è il treno in arrivo e che non abbiamo ancora assegnato a un binario, mentre questi indicatori senza alcuna icona indicano che è la conclusione di un percorso e dunque praticamente è l'arrivo alla stazione conclusiva del tragitto del treno. Possiamo anche guardare tutta l'ora, vedete le 8, qua non so come si fa a scorrere, in realtà forse no, qua non ho ancora capito, ma insomma non serve avere tutto fino in fondo, almeno ci dà un quadro un po' più ampio rispetto a questo piccolo pannello qui. Qua a sinistra abbiamo varie icone che fanno aprire altri pannelli, tra cui il pannello di costruzione, ve l'ho detto che la nostra linea ferroviaria può essere estesa. Attenzione che queste linee dei nostri competitors sono al momento non percorribili, anche se credo che più avanti queste cose possano essere superate con tunnel o comunque con ponti, anche perché alcune stazioni al momento, come vedete, sono irraggiungibili. Per esempio Fukushima da Sanomiya non è raggiungibile, c'è questa barriera che ci impedisce di arrivare lì. Qui abbiamo diversi tipi di binari, e i tipi praticamente riguardano la velocità dei binari che consentono questi binari, quindi 40 km ora, 80, 120, 200. Poi abbiamo un cambio di velocità, al momento non possiamo farlo perché abbiamo solo dei binari da 40 km ora. Poi ci sono i controlli, vedete, semafori manuali, ma ce ne saranno anche automatici, dei sensori per l'arrivo, dei sensori per la partenza e anche dei sensori di percorso. E questi sono i tipi di binari e di controlli che possiamo inserire nella nostra mappa. Questo acquisto indica l'acquisto di piattaforme, ovvero dei binari sotto il nostro controllo. In realtà non capisco perché abbiano separato queste due schermate, ma ve l'ho detto, il gioco è ancora in sviluppo, probabilmente qui verranno aggiunte altre cose, chi lo sa. Poi abbiamo questa schermata importante, molto importante, degli upgrade. Upgrade che si dividono in quattro categorie e sono praticamente delle migliorie che possiamo andare ad apportare alla nostra compagnia. Possiamo migliorare il tipo di contratti, quindi avere dei contratti più interessanti e anche ad aggiungere elementi all'interfaccia. Vedete? New UI element, nuovo elemento dell'interfaccia utente. E questo ci aiuterà a gestire più facilmente una serie di contratti che al loro aumentare di numero e di stazioni coinvolte andrà sicuramente a rendere il gioco più complesso, quindi ogni aggiunta che ci renderà la vita più facile per quanto riguarda l'interfaccia è sempre ben accetta. Vedete, ce ne sono diversi, tutti acquistabili ottenendo dei punti, diciamo, di buona condotta. Vedete, 10 treni normali, se riusciamo a farli passare potremo comprare questi Intercity che ci daranno dei punti treno rossi. Vedete, questo è l'elenco, sì, è la somma dei punti a nostra disposizione che possono essere usati per sbloccare degli upgrade. Poi ci sono degli upgrade per l'automazione, come vedete possiamo autoaccettare i treni, ve lo dicevo all'inizio dobbiamo scegliere quale binario manualmente, ma poi otterremo questo upgrade che ci consentirà di dimenticarci di questa noiosa operazione. Poi abbiamo vari tipi di controlli, che sono quelli che abbiamo visto qui nel menu di costruzione e anche di nuovi binari e anche ulteriori aggiunte all'interfaccia.
per esempio ci farà lampeggiare un treno che ha bisogno di attenzione, oppure addirittura un segnale sonoro. Insomma, vedete tutte miglioramenti che gli americani chiamano quality of life, qualità di vita, che ci semplificheranno il compito. Chiudiamo questo pannello, non vedremo molto di quegli upgrade perché comunque il video lo farò durare circa una mezz'oretta, ma solo per capire un po' come si gioca e per farvi un po' incuriosire se vi interessa questo tipo di gameplay. Abbiamo poi i contratti, al momento ne abbiamo uno che il gioco ci ha regalato così all'inizio, ma presto qui compariranno delle nuove richieste, non tutte saremo in grado però di accontentarle perché alcuni ci chiederanno di raggiungere stazioni che al momento non serviamo. E dunque dovremo ignorarli, ma sono creati più o meno casualmente questi contratti, non hanno un reale collegamento con la mappa che gestiamo, se non probabilmente le stazioni che abbiamo sotto il nostro controllo. Quello deve essere l'unica condizione che fa generare un contratto, però il resto è, credo, generato proceduralmente o casualmente, se preferite. Benissimo, allora ho parlato tantissimo come sempre, partiamo con un po' di gameplay. Allora, facciamo partire il tempo lentamente. Vedete, c'è un treno in arrivo a Sanno Mia. Clicchiamo qui. Vediamo che è il nostro Comodo 8681 che abbiamo visto prima. E dunque diciamogli di arrivare al binario 2. Possiamo cliccare qui oppure cliccare sul binario qua. Vedete, è giallo. E clicchiamo qui sul binario 2. Eccolo qua. Il treno è in arrivo. Dobbiamo essere veloci perché il treno deve arrivare entro le 8.01 e ripartire entro le 8.02, altrimenti otterremo meno denari dall'arrivo del treno a destinazione. Benissimo, allora controlliamo il percorso arriva da Magasaki, perfetto, quindi possiamo già dargli segnale verde. Aumentiamo un po' la velocità, ecco qui, allora l'8.01 si è fermato, 8.02, vediamo. Siamo in Giappone, per cui in teoria dovrebbe partire al secondo, infatti è così. In realtà succede in tutte le altre città, non preoccupatevi. Il gioco è un po' così utopistico, se vogliamo. Forse per questo che non ci sono città italiane. Allora, ho guardato anche un po' il workshop. Ci sono alcune cose interessanti, per esempio Shinjuku, che forse ve l'ho già detto, è una delle stazioni, no, la stazione con più passeggeri giornalieri ed è stata ricreata nel gioco da un utente. Può essere un'interessante sfida per vedere se si riesce a gestire una così enorme conglomerato di binari, treni e passeggeri. Benissimo, allora il nostro treno è partito, lasciamo che corra verso la destinazione. Vedete, qui è necessario aumentare la velocità, soprattutto nelle prime fasi. Ed ecco qui, arriva Tamagasaki. Dovrebbe arrivare entro le 8.07, ci siamo perfettamente, quindi aspettiamo un attimo, tanto il treno ripartirà alle 8.08. Siccome vuole tornare a Sanno Mia, ma al binario 3, prepariamo già il percorso, andando ad attivare questo scambio, ecco qua. Gli scambi possono essere attivati, o meglio, sì, ci si può interagire solo se il semaforo che dà accesso a quella linea è rosso. Se io facessi così, non potrei più interagire con questo coso qui, come vedete, con questo scambio. Ok, allora il treno è arrivato e siccome è fermo possiamo dirgli di invertire il senso di marcia. Ecco qua. Il senso di marcia è indicato anche da questa freccetta, nonché dall'indicazione, qui vedete le luci della motrice. Le motrici sono questi quadratini con queste due lineette più scure, questi segnali di pausa, se volete, ma queste icone della pausa, ma in realtà dovrebbero essere, immagino, i castelli, quelli che salgono per collegarsi alla rete elettrica. Ok, allora, ripartenza alle 8.08, siamo arrivati in anticipo. Qua qualche giapponese dovrebbe scusarsi, in realtà, se fossi davvero un gestore di ferrovie giapponesi mi sarei già scusato per l'anticipo, perché anche in anticipo non si può, no, in realtà non si può partire in anticipo, arrivare non è male. Ok, allora, comunque la linea è pronta, tutto quanto, vediamo un po' di accettare un nuovo contratto visto che ci siamo. Allora abbiamo Sanno Mia, Magasaki, Sanno Mia. Beh, sono uguali questi. Vabbè, meglio questo allora, che ci dà 2000 dollari per ogni treno che segue questo contratto. Allora, quindi facciamo così: accept. Poi chiudiamo questo tip. Ah, ecco, il treno sta arrivando. Vedete, si è popolata un po' la cosa qui.
la tabella oraria, si è un po' popolata. Vediamo subito. Vedete, forse c'è un treno in più, adesso non mi ricordo, però in ogni caso. Questo è un contratto, forse un contratto una tantum, possibile, può anche essere. Però dobbiamo fare attenzione, perché dobbiamo fare attenzione? È presto detto, perché questo treno vuole ripartire fra un minuto. Ah, ok, questo deve essere un contratto una tantum. A trial train. Benissimo. Questo ci darà praticamente un treno di prova. Quelli che ci vogliono dare il contratto dicono: vabbè, vediamo se la vostra linea ferroviaria è davvero rapida e segue gli orari. E dunque ci mandano un treno di prova. Poi eventualmente ci daranno un bonus e un contratto effettivo per treni che seguono davvero questa tratta. Comunque, speriamo che quest'altro treno riesca ad arrivare prima che siano le 8:10. Vediamo un po', perché altrimenti non posso far ripartire l'altro. Non ci arriva, ma speriamo che... Ecco l'altro parte, giustamente. Sta arrivando anche un treno a Tsukaguchi. Lo accettiamo. Dovrà ripartire alle 8:12, vedete già si sta complicando solo con tre treni. Qua, ahimè, deve aspettare, quindi la media oraria si abbasserà. Qua dobbiamo anche fermarci perché non può effettivamente ripartire. Ecco, possiamo fare così, bene. E l'altro sta per partire, ho fatto male ad accettare quel contratto perché vedete aspetterà e purtroppo il treno sarà in ritardo perché non c'è un altro binario, però in effetti noi possiamo anche andare... Eh no, ormai è tardi. Vabbè, ce la dobbiamo beccare così. Ok, abbiamo precato intanto 2000 dollari perché il treno è arrivato ed è arrivato anche in orario. Ok, allora. Qua si fermerà un minuto. L'altro purtroppo aspetta, ma la cosa non ci piace, naturalmente. Ecco, lui riparte. Naturalmente non serve che questo passi su un altro binario. Vedete le sezioni dei binari ci consentono di andare a interagire qui. E questo purtroppo è in grave ritardo. La nostra performance non è stata molto buona, vedete 30 km/h di media, loro volevano 66 km/h. Abbiamo anche una linea lenta in realtà perché è una linea che può gestire solo 40 km/h, per cui questo tipo di contratti, insomma, non ci va tanto bene. Facciamo decline, non ci piace questo contratto. Che già siamo in ritardo, vedete, abbiamo dovuto subire un 300 dollari di multa. Facciamo reverse per questo. Così, perfetto. Ripartirà, doveva ripartire, figuriamoci, 6 minuti fa. Arriva un altro treno, binario 2. Facciamo pausa un attimo. No, non metti, non... la pausa insomma è un po' un cheat, sarebbe bene non mettere mai in pausa. Ok, dovremmo essere abbastanza in orario. Qui ci becchiamo un altro... Sì. Malus. Orca, già un altro treno. Binario 2. Questo facciamo reverse. Facciamo così, ok. Ok. Stessa cosa di questo qua, vediamo se parte, ok. Però qua possiamo già pensare in realtà di andare a espandere la nostra linea ferroviaria, non appena possibile. Perché come vedete un binario solo qui non va bene.
Quindi andiamo ad acquistare una nuova piattaforma ad Amagasaki. Mettiamo qua. Così. Pip. E poi andiamo a espandere un po' anche i binari. Quindi per esempio qui. Ok, dovrei essere in grado, sì, perfetto, anche di fare così. E anche qui colleghiamo questi due così. Benissimo. Bene, bene, bene. Però ci vuole anche un'altra forse che faccia... Proviamo a fare così, toh. Vabbè, più o meno vediamo come funzionerà questa cosa. Anche qui in realtà sarebbe bene... andare a gestire un po' meglio, anche se probabilmente qua ci vorrebbe un segnale aggiuntivo, ma vediamo come funzionano le cose, eh. È inutile stare qui a chiacchierare senza poter fare effettivamente quello che vogliamo. Ecco così, allora parti. Purtroppo sarà sicuramente in ritardo questo, si doveva essere ai 37, non credo che arriveremo. Quanti licenziamenti, quante scuse in diretta televisiva per il nostro Ojo-san. Altri treni in arrivo? No, come vedete non ci sono previsioni. Allora andiamo a vedere se possiamo stipulare qualche altro contratto. Allora facciamo un nuovo tentativo con questo, anche se 73 km orari col fischio che riusciamo a prenderli. Però vabbè, facciamo accept. No, un solo treno, siamo riusciti a gestirlo senza avere ritardi, quindi abbiamo solo un punto verde. Non ci piace. Allora, faremo se la mia 2, ok. Facciamo così, pif. Pif e pif. Questo può ripartire quando vuole. Oh, iai, è ripartito, devo farlo girare. Vabbè, facciamolo girare qua. Appena si ferma. Eccolo qua. Purtroppo dovrò aspettare. Aiaiai. Allora, vediamo se riusciamo a costruire qualche binario aggiuntivo. Forse non così, però. No money! Ecco, questo non ci voleva. Ah, Sukaguchi anche. Ma dove vuole arrivare? A Tamazaki 2, anche quello, ok. Dai, esci da lì. Ok. Green light. In realtà qua è necessario fare... un incrocio così, perché altrimenti non ce la facciamo. Vabbè. Ok, riparte. Bisogna anche di una linea che vada giù, perché questo vuole andare al binario 2. Dunque se non c'è, è un problema. Andiamo comunque a far così intanto. Quello parte, ma deve fermarsi già. Ok, allora andiamo così, pif. Binario, no destinations.
Vediamo se possiamo incrociare così. Sì, si può fare l'incrocio. Interessante. Ecco qua, green. Benissimo. Questo lo facciamo già reversare. E vediamo se si scontrano i treni. Oh no, no, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, ho preso 500 di multa perché il segmento era occupato. Dannazione. Vediamo quanto ci danno per questo contratto. Sarebbero 1000, vabbè. Sono 1000, ma sa che 1, ok. Accettiamo il contratto, ci daranno 1000. Arriva un treno. Prendiamolo al binario 2, ok. Andiamo a ricomporre la linea così. 2, 2, 3, ok. Vediamoli anche già green. Perfetto. Mettiamo al 3, abbiamo anche già linea verde, perfetto, anche qui, orario, in orario magnifico, facciamo rovesciare il treno, senso di marcia almeno. C'è un treno in arrivo, Tsukabuchi o Sanomiya? Sanomiya, ok, binario 2, lui vuole andare a Magasaki. Ok, anche lui al binario 2. Ok. Allora, facciamo così, zippa. Vediamo. Andiamo lì già al verde. Ottimo. Per un po' dovremmo essere tranquilli. Qui già posizioniamo così. Completo 1, magnifico. Reverse. No, volevo arrivare almeno a 5 treni così da poter acquistare il... Porca vacca. L'accettazione sul binario automatica. Tsukabuchi, binario 1, ok. Allora, che ora deve arrivare questo? Ai 13, beh, credo che ce la faccio. Ok, questo fa così, lui deve andare a Magasaki. No, lui dove deve andare? A Magasaki 2, quindi così. Facciamo green, perfetto. Vediamo se questo arriva in tempo. 12, 13, sì, ci siamo perfetti. E riparte ai 14, in orario perfettissimo. Benissimo, allora andiamo a sbloccare automation, auto accetta treni e vai. Quindi upgrade da qui. Ok. E qui compare un'icona, vedete? Appena comparsa un'iconcina che ci indica se è gialla che i treni saranno accettati automaticamente nel binario corretto. Possiamo anche disattivarla se vogliamo, però di default appena la attiviamo è accesa. Quindi andiamo a vedere subito cosa succede nella nostra mappa. Allora, questo qua deve andare lì, poi tornare indietro, ma quello non è un problema, quindi facciamo per 15, aspettiamo il prossimo. Apriamo subito il percorso per il ritorno. Beh, visto che non ci sono treni, possiamo anche andare a vedere se possiamo accettare un nuovo contratto. Vediamo un po'. Allora, qui ci sono, vedete, treni anche veloci, 131 km orari, ma questo non possiamo farlo, come non possiamo fare la velocità o d'obiettivo 69, quindi sono contratti un po' inutili questi. Vediamo se ne genera qualcuno di un po' più interessante. No, potremmo prendere questo intanto. Allora, naturalmente, quando fanno i treni di prova non possiamo scegliere di farli arrivare automaticamente un binario, perché saremo noi a determinare quali binari saranno usati. Oh, cavoli, questo non l'ho riversato. Bravo scemo. Quasi arriverà in ritardo. Treno in arrivo, attenzione.
Beh, devo farlo arrivare a binario 3, anche se in realtà è binario 2. Questa è una cosa che non sarebbe dovuta succedere. Vedete, binario sbagliato, malus. Allora, possiamo farlo aspettare un attimo. Insomma, questo è più o meno quanto volevo mostrarvi del gioco, un gioco che naturalmente andando avanti diventa sempre più complicato, però insomma, credo di avervi dato un'idea generale di quello che è questo Railroot. Fatemi sapere nei commenti se è un gioco che vi ha colpito. È chiaro, le prime fasi di gioco non sono particolarmente adrenaliniche, se vogliamo, però vedete che comunque alcuni problemi sono comunque saltati fuori, eh? Anche con pochi treni, ma pochi treni ma confusi. Qui, per evitare incroci strani, possiamo far così. Ok, già attivare anche questo scambio. Eccola lì. Allora, così, appena passa questo gli daremo l'ok, voilà. Ritardo, attenzione. Insomma, vabbè, il treno è arrivato, ma qui è un disastro. Treno ripartito, almeno quello non si scontreranno alla stazione, ma vedete, sto già facendo una gran difficoltà. Wow, fermi, 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 fermi tutti. Riversati, riversati. Aiuto. Ah, perché sono in pausa, scemo. Sì, insomma, vedete, si stanno andando a accavallare i treni, per cui diventa complicato iniziare a gestirli. Vabbè, comunque, ripeto, ora dovrei mettermi un po' seriamente. Vedete, sto anche parlando meno del solito, proprio perché sto cercando di concentrarmi e capire cosa devo fare, per cui perdonatemi se sono meno loquace del solito, con più pause, con più silenzi, che magari voi adorate, ma io preferisco riempire tutto perché poi mi sento a disagio se non parlo. Mi si accusa di essere troppo spezzettato nelle mie così, elucubrazioni vocali. Benissimo, dai, interrompiamo qui una mezz'oretta insieme a voi, cari amici e amiche della Miss Italia. Io sono il vostro signor Ogio, questo era Railroot e noi ci vediamo al prossimo ritardo annunciato dallo speaker.